Friedrich Nietzsche, studiando la tragedia greca, individuò due forme di pensiero con cui guardare il mondo: lo spirito apollineo, cioè l'ordine e la razionalità, e lo spirito dionisiaco, che è istintivo e irrazionale. Il mondo moderno, nel tentativo di fondare una società ordinata e sicura, ha valorizzato solo l'aspetto cosiddetto apollineo, cioè quello dell'ordine. Per dirla con Edgar Burmeister, con De André, fondata sul denaro, cioè l'ordine economico, i rapporti di lavoro e così via, fondata sull'amore inteso come famiglia, istituto familiare, ordine sociale, ordine politico, e basata sul cielo, come dice lui, che sarebbe l'ordine morale, la religione, l'ordinamento giuridico, cioè tutte quelle forme trascendentali del pensiero umano che danno razionalità al mondo. Lo spirito dionisiaco, detto anche orgiastico, riguarda invece i sentimenti, gli istinti, la natura spontanea. Per esempio, la potenza con cui in primavera nascono le piante, i fiori, i semi, la sovrabbondanza della natura che getta migliaia di semi per avere una pianta, per dire, è quello che questo aspetto che viene definito volontà di potenza da Nietzsche, che non è, come parlerebbero gli esegeti del nazismo, volontà di potenza che volontà di sopraffazione, non c'entra niente. La volontà di potenza è quell'esuberanza che c'è nella natura, quella istintiva, quella che hanno i poeti, quella che hanno gli artisti, l'esuberanza creativa. Ecco, di questo aspetto che fa parte di questo, proprio è l'aspetto che caratterizza il nostro personaggio che viene dopo, che è il suonatore Jones, no? Ecco, in questa poesia, ecco, c'è dentro, a un certo punto parla di Turalur. Turalur è un ritmo di danza di origine irlandese, che probabilmente su matrice celtica, se qualcuno interessa sentire in inter, può anche ascoltarlo volendo, no? Ecco, il suonatore Jones, 123. La terra ti suscita vibrazioni nel cuore, sei tu, e se la gente sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita. Che cosa vedi? Una messe di trifoglio o un largo prato tra te e il fiume? Nella meliga è il vento, ti freddi le mani perché i buoi saranno pronti al mercato. O ti accade di udire un fruscio di gonnelle come al boschetto quando ballano le ragazze? Per Cuny Potter una pila di polvere o un vertice di foglie volevano dire siccità. A me pareva fosse Sammy testa rossa quando fa il passo sul motivo di Turalur. Come potevo coltivare le mie terre, non parliamo di ingrandirle, con la rita di corni, fagotti o tavini, che cornacchi e peti rossi mi muovevano in testa, e il cigolio di un molino a vento, solo questo? Mai una volta diedi mano all'aratro che qualcuno non si fermasse nella strada e mi chiamasse per un ballo o una merenda. Finì con le stesse terre, finì con un violino spaccato e un ridere rauco e ricordi e nemmeno un rimpianto. Ecco, vorrei appunto sottolineare queste due visioni che mette dentro una poesia. Una del suonatore Jones che vede in un prato soltanto un posto dove poter ballare, eccetera, mentre il contadino vede una messe con cui ingrassare il bue da vendere al mercato e ricavarci qualcosa, oppure dei campi coltivati con razionalità, magari coperti di anticrittogamici e circondati a filo spinato, qui insomma, ecco, il suonatore Jones dice Fiddler Jones, Edgar Burmeister, perché sarebbe il violinista, il suonatore di violino, no? E in realtà lei traduce il suonatore Jones. Peraltro la poesia appunto finisce con un,
con un violino spezzato, no? Ma addirittura De André dice un flauto spezzato perché forse per esigenze di metrica, io penso anche per caratterizzare meglio l'universalità di questo suonatore Josh, che potrebbe aver suonato anche la chitarra o la fisarmonica, insomma, non solo il flauto o il violino, ecco, per dare universalità a questo. Vorrei leggere appunto anche il testo di De André perché è talmente bello. Il suonatore Jones. In un vortice di polvere gli altri vedevano siccità. A me ricordava la gonna di Jenny in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni. Era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà, l'ho vista dormire nei campi coltivati a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo o per un amico ubriaco. E poi, se la gente lo sa, e la gente lo sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. Finì con i campi alle ortiche, finì con un flauto spezzato e un ridere rauco e ricordi tanti. E nemmeno un rimpianto. Il suonatore Zanzi.
È bellissima, questa è la più bella. Però allora la canzone del Marinella, anche quella insomma. Lui è una persona che è molto empatica. E allora gli piace andare a prendere questi personaggi che sono gli ultimi della vita, cioè la povera gente, persone semplici, quelli che fanno parte della nostra vita vera. E lui piace mettere in risalto questo. Ci sono anche delle canzoni un po' più allegre, ci sono anche quelle divertenti. Poi lui in realtà ha collaborato sempre con altri. De André non è mai uguale a se stesso, ogni album è diverso, ogni volta ha cercato qualcun altro con cui collaborare e ha creato sempre cose nuove, ed è il bello di De André, perché è credo il più, quello che ha creato uno stile più diverso, e dal primo album all'ultimo tu puoi ascoltarli tutti e troverai mondi sempre diversi e sempre interessanti. Certo che c'è dentro anche, perché la vita è fatta di tristezza, anche lui parla spesso della morte. Attraversante. Ho sentito la voce molto profonda che comunica sempre precisissima, tu puoi capire dalla prima all'ultima parola in modo sempre chiaro. Sì. Questa è una delle caratteristiche di De André, per esempio, che molti altri non hanno. Che ci mangiano le parole e non capisci niente. È un canto e una poesia. Perché lui è sempre anche un poeta, c'ha un'anima da grandissimo poeta, è una sensibilità unica. Tu vedi le traduzioni che ha fatto, sono delle vere ricreazioni di poesia. Se senti in canto una canzone, ma se senti una poesia, un racconto, perché, sono vere poesie. Questo qua, no? Edgar Lee Master, sembra più prosa. Sembra più prosa anche perché la Fernanda Pivano è una buona traduttrice, ma secondo me gli manca un po' qualcosa per arrivare a ritradurre anche, perché mi hanno detto che letto in inglese, mi ha detto chi sa l'inglese, è molto musicale in realtà. È come se tu leggi Ungaretti, è musicalissimo, o Montale, non lo so. Voi leggete i poeti che sono cosiddetti ermetici, che non sanno la rima, però la musicalità dentro nel verso c'è in Edgar Lee Master. Purtroppo non c'è in qualche traduzione, per esempio la Pauline Barrett che ho letto prima, quella della, un po' di musicalità c'è dentro, anche quello dello scolaro lì che si uccide sotto il treno, che muore sotto il treno. Insomma, alcune riesce a ricreare perché forse quelle che ama di più, altre rimangono un po' prosaiche, ecco, non riesce sempre a dare. Ma si vede che cerca le persone. Molto interessante. Vi è piaciuto? Sì. Perché De André te conosci così? Sì, io so quasi tutto di De André, direi. Sì, ho letto libri, conosco quasi tutte le canzoni, molte le so a memoria. Il testo che ho letto prima io lo so a memoria, quello di Suonatore Jones da molto tempo. Molto bello. Voglio dire, sì, come tantissime altre peraltro. Lui è perché è vicino ai bastonati, non bastonato lui, attenzione. Sì, vabbè, ma si esprime, ma lui lo prende proprio perché i suoi, come ho detto prima, è Brassens, il suo primo cioè la prima persona con cui si identifica, che è un poeta quasi maledetto, dei francesi sono molti, no? che parlano di cose sociali, Brassens ha fatto rivivere per esempio un Villon, che è un autore addirittura medievale francese che parlava di casi appunto casi estremi, insomma, non so se avete mai letto La città vecchia, altre cose. Avete ascoltato di De André, potrei mettervele sulle o qua, che parlano di cose molto tristi, insomma, molto crude, ecco, diciamo. E d'altra parte lui era fatto così, lui dice in direzione ostinata, io ho vissuto in direzione ostinata e contraria, lo dice nell'ultima sua poesia canzone che è Smisurata preghiera, è una bellissima
canzone che è l'ultima che ha scritto in Anime Salve, l'ultimo suo, cioè, assieme a Ivano Fossati, vorrei ricordare, che è l'altro cantautore grande che abbiamo in Italia. Probabilmente c'è un De André che è assolutamente sconosciuto, io penso. Quale? Un De André che è assolutamente sconosciuto, perché guarda, noi, allora, cioè sì, la gente come conosce la canzone di Marinella, canzone, d'accordo, esatto. Lui è sempre stato molto grato a Mina perché Mina, cantando la canzone di Marinella, gli ha fatto vendere un fracasso di dischi e con quelli ha potuto mantenersi e fare il cantautore invece che andare a lavorare. E allora, ma non perché la canzone di Marinella non è che sia da... lui dice della canzone di Marinella, no? Avevo letto su un giornale di una storia di una prostituta giovanissima, penso non ancora minorenne ancora, trovata morta, no? E allora dice: io ho letto questa storia e ho cercato di ricreare una storia dandogli un aspetto fantastico, no? E ricreandogli una vita bella, no? Capito? E racconta questa storia favolosa della Marinella, no? Che c'ha il principe azzurro, ecco, molto ricreargli un'altra vita per dargliela. Lei che ha sempre sofferto nella vita, dargli una vita felice, insomma, ricreargliela. È bellissimo. No, ma... i testi, a me piacciono i testi, sì, sono la cosa veramente, questa è poesia, io amo più, se amo la poesia lo amo per queste cose, sì, non la per cantata, sì, Pascoli o i ricordi di scuola, eh. Io amo la poesia per questi testi. Perché è una storia. L'altro che a me piace molto, vabbè, c'è cioè, di Andrea, a me piace molto Battiato. Anche lui scrive, secondo me, poesia la sua, però... Sì, sì.